Sì, benvenuti in un nuovo video. Se mi vedete con la tuta è perché ho appena finito di allenarmi. Oggi è il secondo giorno di allenamento. Ah, ragazzi, ce la sto facendo. E dunque, in questo video vi voglio parlare della tipologia di uomo, o perlomeno ci sono diverse tipologie di uomo che è meglio evitare se vogliamo evitare di soffrire. E quindi iniziamo. Il primo ragazzo da evitare è sicuramente quello che pensa che le donne sono un oggetto di piacere, perché questo tipo di uomo non si innamorerà mai di te, ma più che altro ti usa. Dopodiché, quando non gli vai più bene, lui non si farà scrupoli a sostituirti con qualche altra. Seconda tipologia di uomo è l'uomo che pensa sempre e solo a se stesso. Per carità, ci vuole oggigiorno un po' di amor proprio. Comunque, però se stai con una persona che magari ti rendi conto che i tuoi bisogni vengono sempre in secondo piano rispetto ai suoi ed è una persona altamente egoista che non è disposta a fare un passo verso di te, è meglio lasciarla perdere perché ci procurerà soltanto dolore e sofferenza e entreremo in una relazione molto tossica. Il terzo uomo da evitare è il ragazzo materialista e superficiale. Perché? Perché se chiaramente una persona è superficiale, magari ci considera come un passatempo. Come per dire, per non stare da solo mi trovo la prima gallina che mi capita. Però attenzione, perché queste persone, essendo molto superficiali, si stancheranno presto di noi e vorranno sostituirci. Oppure magari non si faranno scrupoli. Che se c'è qualcosa di meglio vanno dal meglio, oppure se devono fare qualcosa di meglio rimandano i progetti che avevano con voi. Per esempio, voi avevate in programma di andare al mare, vi eravate organizzati col vostro fidanzato, però dopo che voi avete invitato il vostro fidanzato ad andare al mare, succede che gli amici del vostro fidanzato lo invitano per una cena e lui non si farà scrupoli a dire al mare ci andiamo domani perché mo m'hanno invitati i miei amici, c'è sempre gli altri prima e voi venite sempre dopo e anche questa relazione diventerà sicuramente una relazione tossica. Un'altra tipologia di uomo che dovreste evitare. E sinceramente ho impuzzinito il mio canale per troppe volte che ve ne parlavo, è proprio il narcisista. Perché? Chiaramente se avete visto i miei video lo sapete il perché, ma se siete nuovi sul canale, magari questo è il primo video che vi capita, ve lo spiego in breve. Praticamente il narcisista finge di innamorarsi di voi, finge di ricambiare i sentimenti che voi provate per il narcisista, questo all'inizio, e sembrerà che avrete trovato la persona giusta, l'uomo della vostra vita. Per carità, il narcisista può essere anche una donna, parlo sempre per entrambi i sessi. Però sto dicendo che questo è in una prima fase in cui vi metterà al primo posto sul piedistallo, ma passata la prima fase in cui voi siete importanti, la seconda fase narcisista si rilassa, diventa freddo, distaccato, magari non risponde più ai messaggi, alle chiamate, scompare per ore o addirittura per giorni, poi riappare come se nulla fosse successo, vi denigra, vi umilia, vi critica. E poi passerà alla fase successiva, cioè lo scarto in cui vi lascia così di punto in bianco. Magari, che ne so, la sera prima vi ha fatto una bella sorpresa, vi ha portato a cena fuori, vi ha fatto il regalo, non lo so, per il vostro anniversario, magari un bell'anello di fidanzamento per dire oh, la cosa si sta facendo seria, domani vi lascia. E quindi ecco perché dico che questa tipologia di uomo è meglio evitarla, anzi, secondo me è la tipologia di uomo che più dovreste evitare, nulla togliere agli altri. Un'altra tipologia di uomo che dovreste evitare
e chi vuole controllare la vostra vita, cioè per esempio se, non lo so, vi vestite in un modo magari un po' elegante, il vostro uomo è geloso e non vuole che vestite in quella maniera, certo, a meno che, ripeto, voi non pretendete di uscire con la minigonna che vi si vede letteralmente tutto e una maglietta corta così, giustamente qualunque uomo non sarebbe d'accordo, ma anche una sorella, un'amica, una cugina, ma questo non significa entrare in una relazione tossica, però se per esempio una donna, che ne so, si mette una gonna corta, che ne so, fin sopra il ginocchio, i tacchi a spillo, faccio un'ipotesi, cioè non c'è nulla di male, il vostro uomo non mi deve controllare, oppure per esempio se voi decidete di uscire con le amiche, dovreste essere libere di farlo, il vostro uomo non mi deve controllare. Un'altra tipologia di uomo è l'uomo che non vuole che tu abbia degli amici, perlomeno non vuole che tu abbia amici maschi. Ma allora, se c'è per esempio una ragazza, no? Che ha un amico maschio storico, proprio da una vita, cioè, e tu magari sei arrivato in questo momento, anche se ovviamente un fidanzato dovrebbe essere più importante, però cerca di capire che magari quella persona, quella ragazza, ha questo amico che praticamente sono cresciuti insieme, poi se lei ovviamente in tutto questo tempo non c'è mai stato nulla, vuol dire che non ci sarà mai nulla, perché se tutta la vita uno è amico e si fidanza con un'altra persona, vuol dire che non ci sarà mai nulla. Quindi attenzione, che poi in realtà anche qui mi ricollego al punto precedente, se un uomo che non lascia libera la propria donna di fare quello che vuole, ovviamente nei limiti appunto del possibile, non è che per dire siccome uno è libero allora si va a prostituire, si droga o esce nuda per strada. No, queste cose no, è normalissimo che il vostro uomo, chiunque, a un certo punto dica la sua, però se una persona ovviamente non sta facendo nulla di male, cioè semplicemente un amico, oppure si va a prendere, che ne so, un caffè con un amico storico che si conoscono da una vita, io non ci vedo nulla di male, non è tradimento. Tradimento è quando, per esempio, si mandano i cuori, una persona del sesso opposto al nostro, si va a letto, si bacia sulle labbra. Ma se io, per esempio, sono fidanzata, mettiamo, mi incontro con un amico che conosco, non una persona che per di non conosco, e mi ci vado a incontrare, ma una persona che comunque ho conosciuto, conosco da una vita, mi c'è da prendere un caffè. Per me non c'è nulla di male, non è che sto a tradire il mio ragazzo, cioè che ho fatto di male. Un altro uomo assolutamente da evitare è l'uomo che rifiuta di impegnarsi, cioè magari sta con te, però non si parla di progetti futuri, cioè sembra quasi che sia un gioco, a meno che no, non è una cosa che volete anche voi, per dire che non vi volete impegnare, però se voi volete una relazione stabile e duratura con una persona che comunque vi ami sopra ogni cosa, per dire, una persona che farebbe qualunque cosa per voi, volete avere una famiglia, dei figli, sappiate che state perdendo il vostro tempo con una persona del genere. Poi ci sono anche i cosiddetti furbetti, cioè nel senso che non si vogliono impegnare, però non lo dicono. Cioè, fingono di volersi impegnare, ma poi alla fine ti fanno perdere solo il tempo. Tempo prezioso, quindi per dire, a me mi è successo, ripeto, tante occasioni che, di persone che non si volevano impegnare, però non me l'hanno detto, perché almeno uno deve essere sincero dall'inizio, dire sì, stiamo insieme, però sappi che io comunque non voglio una cosa seria. Almeno così per dire, l'altra persona è libera di scegliere. Vabbè, se non vuoi una cosa seria, allora vado a cercare la serietà altrove, oppure mi sta bene così, sì, stiamo insieme. Dopodiché, quando ci stufiamo, ognuno per la propria strada. Però almeno uno ha messo, come si dice, le carte in tavola. Però certe persone fanno i furbi. E per finire, ragazzi, una tipologia di uomo che va assolutamente evitata è l'uomo che è già impegnato.
Perché ovviamente che succede? Anche ammesso che il vostro uomo, che voi state insieme a uno, che dice sono sposato, ho dei figli, prima di tutto sta tradendo la moglie, perché la moglie non penso che sa che questo uomo, che il suo, diciamo, marito sta con voi. Ma ovviamente, se una persona è abituata a tradire, state tranquille che farà la stessa cosa anche con voi, anche se lui dovesse lasciare la moglie per voi. Un giorno sarete voi a essere lasciate per un'altra ragazza. Perché una persona che tradisce lo fa sempre, anche perché se una persona non è felice di un rapporto, chiude, ma non c'è bisogno di tradire, senza contare che poi sono anche quelle classiche persone che vogliono tenere il piede in due scarpe, per dire, vedo dove mi conviene di più. Sì, mia moglie, mettiamomi da questo. Mi ha dato anche dei figli. La mia ragazza mi dà quest'altro, mi dà passione, mi dà più un senso di libertà, voglio tenere tutte e due. Però una persona che ragiona così è una persona comunque che secondo me non sa amare, non ama né la moglie né la ragazza, che poi sarebbe anche l'amante, vabbè. Perché ovviamente una persona, diciamo, davvero innamorata non tradirebbe mai la moglie. E poi, peggio ancora, quando state con una persona che vi viene a dire, io ti amo, amore mio, però non posso lasciare mia moglie. Quindi alla fine queste persone si ritrovano a fare il ruolo delle amanti per sempre, ma non è così, perché io personalmente io non accetterei mai una cosa del genere, spero neanche voi che state vedendo questo video, perché cioè stare con un uomo per dire che vi nasconde perché in realtà siete l'amante, lasciamo perdere, sipario come si dice. Ragazzi, per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto mi raccomando come sempre mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.